Le preposizioni italiane di e da. Quali sono le differenze? Cosa sono le preposizioni in italiano? Le preposizioni sono piccole parole che usiamo per collegare due elementi di una frase. Di solito troviamo le preposizioni prima di un nome, di un aggettivo, di un verbo. Se vogliamo collegare la parola penna con Maria, usiamo una preposizione. In questo caso la preposizione di, la penna di Maria. In questo video parleremo naturalmente delle due preposizioni di e da. La preposizione di indica il luogo di origine di persone o cose usando il verbo essere. Verbo essere più di più città o paese. Esempio: sono di Roma. La preposizione da indica il luogo di provenienza o di partenza delle persone o delle cose usando il verbo venire. Verbo venire più da più nazione o paese o città. Esempio: vengo da Roma. Vediamo ora meglio i due esempi. Ricordiamo che nella frase con il verbo essere usiamo la preposizione di per indicare la mia origine. Questo significa che la mia città è Roma, la città dove sono nata e o vivo abitualmente. Con la frase vengo da Roma, di solito voglio informare che mi trovavo a Roma per lavoro, una vacanza, ma ora sono tornata nella mia città, a Milano per esempio. Vengo da Berlino. Sono di Berlino. Da dove venite? Siamo di Bologna. Veniamo da Venezia. Sono arrivato ieri da Parigi. Sei di Roma? No, vengo da Napoli. Usiamo la preposizione di dopo qualcosa e niente. Qualcosa o niente di più aggettivo. Esempio: vorrei bere qualcosa di fresco. Usiamo la preposizione da dopo qualcosa e niente, ma con la preposizione da più il verbo all'infinito. Esempio: vuoi qualcosa da bere? Vediamo un altro esempio. In questa città non c'è niente di interessante. In questa città non c'è niente da fare. La preposizione di davanti ai nomi dei giorni della settimana e ai nomi che indicano le parti del giorno, ma anche solo con l'articolo. Esempio: vado in palestra di mattina, ma anche vado in palestra la mattina. La preposizione da indica un periodo di tempo continuato. Esempio: abito e vivo a Milano da 2 anni. Un altro esempio.
Di sera guardo la TV. Roma esiste da più di 2000 anni. Di lunedì mi sento stanco. Carlo studia da 5 anni. Gianni lavora di notte. L'automobile esiste da più di 100 anni. Di mattina mi piace stare a letto. Maria vive a Napoli da 10 anni. Usiamo la preposizione di per dire gli anni di una persona. Esempio: Gianni è un ragazzo di 20 anni. Usiamo la preposizione da per indicare i periodi della vita. Dire l'età di una persona con le parole giovane, ragazzo, bambino, eccetera. Esempio: Carla, da ragazza, viveva a Torino. Altri esempi. Mio padre è un uomo di 40 anni. Da giovane mia nonna era molto bella. Principali altri usi della preposizione di. Di indica un argomento. Un argomento di cui si parla, si scrive, si legge. Esempio: Marco parla sempre di politica. Di indica la materia di un oggetto, per indicare la materia con cui sono fatti gli oggetti. Un tavolo di legno. Di indica il possesso, per indicare chi è il proprietario di qualcosa. La bicicletta di Luigi è nuova. Di indica l'autore di qualcosa, l'autore di un film, di un libro, di un'opera d'arte, una sinfonia di Beethoven. Da indica l'inizio e la fine di un periodo di tempo. Usiamo da nel caso di un'azione che si svolge lungo tutto il periodo. Il ristorante è chiuso dal 15 luglio al 31 luglio. Da indica la persona da cui si va. Da si usa quando il posto è una persona. Nicola va a studiare da Stefano. Da indica lo scopo o la causa di qualcosa, spesso per esprimere lo stato d'animo. Paola trema dalla paura. Da per creare la forma passiva. Il passivo si forma con il verbo essere più il participio passato seguito da da. Oggi sono stato visitato dal dottore. Dal mio punto di vista. Da cima a fondo. Da capo. Da lontano. Da vicino, da solo, trasmissione dal vivo, vado via di qua, dare del tu, dare del lei, diamoci del tu, diamoci del lei, dire di sì, dire di no, di qua, di là, di anno in anno, di tanto in tanto, di male in peggio.